intanto buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti qui. Conferenza stampa stamattina a Piedimonte per la presentazione del nuovo allenatore del Treppini, Alessandro Cagnale, in vista della nuova stagione sportiva della squadra matesina. Presenti dirigenti, calciatori e tifosi. A margine dei lavori, Emilio Bianchi ha sentito per noi il nuovo mister e il direttore sportivo Loffreda. Siamo qui con il nuovo allenatore del Piedimonte, Alessandro Cagnale, un passato da ottimo giocatore di calcio che speriamo possa fare meglio di Morra. Lei è venuto qui apposta per questo? Ma diciamo che intanto bisogna fare i complimenti a chi ha lavorato prima di me, perché ha conseguito un ottimo risultato. Poi io penso che nella vita, in questo ambiente, bisogna avere ambizioni, fame, perché solo così si riesce ad avere la meglio e a prevalere. Quindi già, non voglio mettere le mani avanti, ma già fare meglio del mio predecessore vuol dire tanto. Quindi logicamente faccio solo i complimenti a chi c'è stato, e da parte mia c'è tanta voglia di far bene. Ecco, lui improntava il suo gioco soprattutto sul napoletano, che ha fatto 43 gol l'anno scorso. Lei che tipo di gioco pensa di attuare qui a Piedimonte? Ma non nascondo il fatto che purtroppo è una realtà che non conosco tanto, però anche perché Dio, essendo di Benevento, abbiamo l'influenza di un altro spicchio della regione, quindi non conoscevo questo, però mi gratifica molto questa nuova conoscenza. E io sono abituato a lavorare sul campo, voglio dire, avrò modo di conoscere i ragazzi, avrò modo di documentarmi, di migliorare laddove ce ne fosse bisogno, e come in questo caso purtroppo sarà difficile sostituire un ragazzo che ha fatto 43 gol in una stagione, però cercherò soprattutto di far emergere il lavoro di gruppo. Ecco, i giovani? I giovani è un'altra sfida che con la società ci siamo prefissati, perché come dicevo prima, società piccole nel senso che militano in campionati minori, non che siano piccole, voglio dire, che dispongono di campionati minori, hanno l'esigenza, la necessità di coinvolgere soprattutto i ragazzi del posto e i giovani, appunto, perché io penso che sia sempre il futuro dello sport basarsi sui giovani, per poi magari poterli avere un domani, anche come in questo caso è l'augurio che ci facciamo tutti, in una categoria diversa. Un'ultima domanda, cosa ha visto qui nella sua prima esperienza a Piedimonte? Ma oggi, come primo giorno, non mi aspettavo nemmeno tutto questo seguito e calore, quindi è una cosa che logicamente mi gratifica e mi spinge ad avere dei buoni propositi, delle buone sensazioni, logicamente, e queste sono le basi per lavorare con entusiasmo e poter avere un obiettivo importante. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, il direttore sportivo Carlo Loffreda, autore di questa... di questo exploit che ha fatto il Piedimonte di acquisire un allenatore che sembra essere di un'altra categoria. Ma sicuramente è una persona che di calcio è competente, anche per le esperienze da calciatore che lui ha avuto esperienze nel calcio professionistico, quindi ha un'idea di calcio totalmente diversa. Forse quello che ci ha convinto ad investire su Mister Cagnale è stata proprio quella, l'idea nuova di calcio. Non vogliamo puntare più su quelli che sono stati i nomi, i calciatori, non vogliamo più legarci a determinate dinamiche, ma noi vogliamo parlare di andare a prendere calciatori che hanno voglia, che abbiano fame e che hanno voglia di fare calcio, che molte volte abbiamo perso molto tempo e tante chiacchiere in dinamiche che col calcio avevano ben poco. Noi ci metteremo a servizio di tutti, dei calciatori, del mister, ma che debbo, però ogni calciatore la prima cosa che deve fare è dimostrare tutto il proprio valore all'interno del recinto di gioco, e poi sarà il mister che sceglierà su dinamiche che lui ha scelta sua quali saranno gli 11 titolari per andare in campo. Nella presentazione del nuovo allenatore hai parlato espressamente di Serie D. Sì, sicuramente, però vogliamo mettere una base per parlare di Serie D. Noi è un discorso che affrontiamo, perché noi purtroppo ci vede ingiustamente sottratta una categoria che era nostra
non perché l'abbiamo vinto, però quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, siamo rimasti scottati e c'era anche la ferma volontà anche di non fare più nulla dopo quello che era successo. Però da questo ne vogliamo ripartire, vogliamo ripartire organizzati. Ti ripeto, con mister Cagnale la grande garanzia che lui ci ha dato è quella di non andarsi ad appellare ai grandi nomi per cercare di fare una grande squadra, ma di appellarsi ad un'organizzazione di gioco, che è quello che ci preme e l'investimento che vogliamo fare. Quindi anche potremo fare anche una squadra di tutti under, ma che siano volenterosi e che abbiano la voglia di fare calcio, di mettersi al servizio della squadra e che vogliano cercare di raggiungere il risultato. Da Piedimonte Patese è tutto, per Caserta Sera, Emidio Bianchi.